La parola Vermut è di provenienza tedesca e significa assenzio. Ha origini antichissime e già oltre 2000 anni fa veniva somministrata come bevanda corroborante e medicamentosa ottenuta dalla macerazione dei fiori d'assenzio nel vino. Tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800, il Vermut iniziò la sua affermazione in Piemonte, grazie a Antonio Benedetto Carpano, che già nel 1786 aveva il suo negozio nel cuore di Torino sotto i portici di Piazza Castello. Il Vermut è il prodotto che risulta dalla miscelazione di vino, alcol, zucchero, zucchero bruciato, limitatamente ai tipi rossi, e sostanze aromatizzanti naturali di origine vegetale, prima fra tutte l'assenzio. Esistono diversi tipi di vermut, tra cui i vermut bianchi. La biografia del vermut. La storia, biografia proprio del vermut, implica di per sé più di un capitolo della storia di Torino. Ha ascendenze remote, se vai avanti ancora, questo qua è un pochino l'insegna del vermut. Ecco, vedete proprio vermut di Torino. Una piccolissima premessa, vermut lo vedremo quest'oggi comparire con parecchie maniere, vermouth col TH senza l'H, con la U e senza la O, eccetera, eccetera. Dopo lunghe discussioni, la colpa non è mia, ma di coloro che hanno venduto il vermut e l'hanno pubblicizzato. Allora, dicevo che il vermut ha ascendenze remote. L'uso di far macerare nel vino assenzio, genziana, altre miscele di sapore amarognolo era già in voga nella Grecia classica e si parla proprio come di suo inventore di Ippocrate. Se si vuole fissare il momento preciso della nascita del vermut, bisognerebbe affidarsi alla leggenda di un soldato tedesco a cui fu offerto un bicchiere di questo nuovo prodotto. Vermut, cioè assenzio, avrebbe esclamato dopo averlo assaggiato, dandogli così il nome spontaneamente proprio per quel gusto amaro dell'assenzio che il palato aveva percepito. L'origine comunque del vermut può essere ricondotta ad una abitudine molto diffusa in Piemonte, quella di imbottigliare i vini delle Langhe, del Monferrato, di altre zone collinari con dei miscugli di erbe alpine, lasciando invecchiare il tutto fino a produrre una specie di digestivo di uso familiare. Ognuno dosava le miscele come voleva, in percentuali varie, concedeva più o meno alla fermentazione e si serviva di ingredienti diversi per tonificare i gusti e arrotondare proprio i sapori. In Francia, ai tempi del Re Sole, una cronaca riferisce come Madame de Montespan, che era una delle favorite, diciamo, del Re Sole, e sua figlia primogenita possono bere considerevolmente senza ubriacarsi. Le ho viste un giorno ingerire grandi bicchieri di un rosolio tra i più forti, un tipo di ratafià di Torino, senza interferire con quello che avevano sino da allora bevuto. Quindi in Francia all'inizio del Settecento, a 900 chilometri da Torino, il rosolio torinese aveva già una gran fama e dei consumatori entusiasti e famosi. Attorno alla metà del 1700 l'Università dei Confettieri e Acquavitai radunava il fiorfiore dei fabbricanti di alcoli e di vini aromatizzati e aveva delle ferree legge contro il pericolo delle sofisticazioni. Negli atti di quell'università per il 1757 si nota la presenza alle riunioni di due fratelli oriundi di Pecetto.
Carlo Stefano e Giovanni Giacomo Cinzano, cognome che ritroveremo. Nel 1786, proprietario di una liquoreria sita in Torino sotto i portici della Fiera, cioè attuale Piazza Castello, angolo Via della Palma, Via Viotti, era il signor Marendazzo e aveva come aiutante di bottega Antonio Benedetto Carpano, oriundo di Bioglio Biellese, il quale, secondo i dettami appresi da certi frati della sua valle nativa, lanciava il suo primo vermut. E qua vediamo proprio la targa che è stata posta là dove c'era, ormai non c'è più, la bottega Merendazzo, scusatemi, Marendazzo e Carpano, dalla città di Torino. Un cesto di questo nuovo prodotto fu inviato all'allora regnante Vittorio Amedeo III. Questo lo trovò squisito al punto di disporre la sospensione della produzione di rosolio fabbricato a corte, e la notizia quindi portò nuovo vigore, nuovo successo a questa nuova bevanda. Venne la Rivoluzione Francese, vennero le guerre napoleoniche, capitolavano privilegi, classi, ordini, abitudini. Il vermouth così non si trovava nelle migliori condizioni per diffondersi, però sopravviveva decorosamente. Poi riprese in fretta la sua marcia alla conquista del mercato e dei gusti del consumatore, creandosi dei nuovi clienti, una clientela particolare che guardava come al gradevole prodotto totalmente torinese. Movimento patriottico risorgimentale, sappiamo che infiamma i cuori, ma spesso infiamma anche i bar dove si trovavano i patrioti a bere. E quindi ci si trovava per brindisi, degustazioni, nei momenti in cui gli affanni dovevano cedere alle esigenze di una distensione generatrice. Quindi l'ora del vermouth era proprio il più dolce intermezzo scoperto dagli uomini per interrompere con un respiro l'inferno della loro giornata. Troviamo a Torino nomi e ricordi di botteghe in cui il vermouth viene venduto con abitualità. Innanzitutto, l'abbiamo citata, la liquoreria Carpano Marendazzo sotto i portici di Piazza Castello, la bottega di Francesco Cinzano in via Dora Grossa, il caffè Forneris, sempre in via Dora Grossa, davanti alla chiesa di San Dalmazzo, nel palazzo dei Conti di Biandrate, lo spaccio della Rosa, Porta Palazzo, la mescita di Monsieur Durand, ancora in via Dora Grossa, il caffè Cambio, ben ancora esistente, davanti a Palazzo Carignano. Qualcuno di questi assurge al rango di locale alla moda, un punto di convegno per pubblico eterogeneo che si avvicenda nello spazio della giornata: i borghesi, gli ufficiali, gli studenti, i banchieri, gli agenti di borsa, molto importanti gli agenti di borsa, vedremo poi il perché, belle dame, uomini politici, artisti, ballerini. Di queste botteghe sono clienti abituali persone come Cavour, come D'Azeglio, Brofferio, Rattazzi, Giacosa, Nigra. A proposito di agenti di borsa, dicevo, un giorno nella bottega Carpano un gruppo di questi discuteva sull'andamento della giornata e uno di questi, nell'intento di ottenere un vermouth corretto con una mezza dose di china, inavvertitamente ordinò un punte-mèze. Tutti risero, ma in quel giorno, 1870, nacque quella specialità che divenne poi famosa in tutto il mondo. Il passaggio dalla fabbricazione artigianale, seguita a quella familiare, alla fabbricazione industriale,
richiede trasformazioni tecniche non indifferenti e quindi fioriscono stabilimenti e ditte e aziende fedelissime alla loro ragione sociale. Allora, qua ho tutta una serie di immagini delle principali case. Partiamo appunto con Carpano, che è l'ideatore. Prosegui pure. Vedete, Carpano Bianco. Alcune locandine e manifesti. Ed ecco appunto il Punt e Mes con il re. Poi, proseguendo, il Vermouth Cora, che Cora è il primo a credere nel successo del Vermouth e quindi potenziare proprio la pubblicità e cercare di farlo conoscere. Alcune sono Liberty, proprio. Si sa di che anni sono questi? Questi sono inizio secolo fino ai giorni nostri, perché abbiamo visto prima. Era degli anni 30, quella del tondo e di Nubioli già. Guarda questa. No, quella, ecco questa. Sì, questa qua. Questa è E poi Martini Rossi. Martini Rossi è quello che gli diede la fama mondiale. Vediamo appunto tutta una serie. Questo è il palazzo Martini Rossi che c'è in Corso Vittorio, vicino a quello che era il Cinema Corso, un pochino purtroppo bruciato. Lì c'è il passaggio per andare in Piazza Bodoni. Cioè, scusa, c'è il Cinema Nazionale. Allora, dicevo che Martini Rossi è quello che ha dato al Vermouth la rilevanza. No, vai pure su James Bond. James Bond ha lanciato, no, nel mondo il suo Martini Vodka. Negli Stati Uniti, specialmente, il cocktail Martini rivisitato per i gusti americani, perché il Martini dovrebbe essere due parti di vermouth, una parte di gin e l'olivetta. In America sono passati a una parte di vermouth e due parti di gin, e per arrivare si mette un pochino di vermouth nel bicchiere. Lo si fa girare, lo si butta via, si riempie il bicchiere di gin e si beve il gin al sapore di vermouth. Ma gli Stati Uniti hanno un pochino variato. E poi Cinzano. Cinzano giocò proprio un ruolo di egemonia nei primi decenni del 1900. Che sono anche super moderne nelle ultime pubblicità della Cinzano. In America, Ernest Hemingway, per capire l'importanza che aveva la Cinzano nell'esportazione in tutto il mondo, c'è proprio la testimonianza di Ernest Hemingway. In Addio alle armi del 1929, il suo protagonista richiede espressamente una bottiglia di Cinzano, quindi un pochino importante. Dopo Cinzano, Gancia. Gancia è stato l'inventore
di un prodotto meno amaro destinato a un pubblico femminile, il vermouth bianco. Vedete qua il beniamino delle signore. È più che un vermouth, un rosolio. Mi piace Italia, Sicilia. Corsica non esiste, se la sono persa. Vedete proprio il vermouth bianco gancia. E queste fotografie in prima piano, il vermouth gancia dietro l'americano gancia sulla nave. E questo è la pubblicità che la gancia faceva anche all'estero, specialmente nei paesi del Sud America. Ecco, qua ci fermiamo un attimo, già dopo. Comunque, poche altre industrie vantano una così lunga tradizione di famiglie e una continuità di memorie e di marche come quella del vermouth. In Italia il futurismo, e qua abbiamo appunto Marinetti, utilizzò in svariate ricette di polibibite, quello che era il cocktail del periodo, il vermouth. Per l'inaugurazione nel 1931 del primo ristorante, e anche unico comunque, del primo ristorante futurista, il Santo Palato, fu utilizzato il vermouth Cora. Quindi Marinetti l'ha scelto proprio ad hoc. Allora, altre aziende poi si sono aggiunte si sono poi diffuse e molte di queste poi scompariranno. Ne ho messe tutta una serie, il vermouth Anselmo e C, che aveva la sede in Piazza Solferino. Il Ballor, Freund Ballor e C del 1855. Il Cocchi, storico vermouth di Torino. Qualche tempo fa, provando un percorso che Volarte farà di Liberty dietro la Gran Madre, sono finito in un ristorante e ho visto una bottiglia di vermouth Cocchi. Io avevo appena tirato fuori queste fotografie, quindi mi si è stretto il cuore proprio sul vermouth Cocchi. Prego, vai pure. E poi il contratto di Canelli, l'Isola Bella, che è un pochino fuori dalle righe, perché Isola Bella è nato a Torino ma poi si è trasferito a Milano. Lo Sperone. Non ci sono più questi? Molte no. Ma questo l'ho visto, è questo Sperone. Sì, sì, il Sperone dovrebbe ancora esserci. Infatti vedi che sono ancora abbastanza nuove come bottiglie. Tombolini, io l'ho perso, non ho più trovato memoria. Il Giancarlo Mancino, la stessa cosa. Ma queste foto dove le ha trovate? E ho giocato a lungo su internet alla ricerca incrociata. Gambarotta. Melchior di Melchiorre Cinzano e C.
quindi non so purtroppo se era parente o meno, non ho trovato. Il vermut del professore. E chi è? Porazzi. Porazzi. È veramente di Torino, eh? Quanti radicati, via Valprato. E qua il fuori Torino, quindi copiano Branca, copiano i francesi, Chambéry Dolin, inventore del vermut scritto senza l'H di Chambéry, il via che è sudamericano. Basta. Allora, trascorrono altri anni e a Torino prendono piede altre attività industriali che si affermano sui mercati nazionali e esteri, però dove arrivano questi prodotti della laboriosità torinese? I dolci, e ci siamo la prossima settimana con Cesi, il cioccolato, le automobili, le carrozzerie, già trovano il benvenuto del vermut di Torino, che è di uso corrente ormai nei 5 continenti. Con l'estendersi del mercato si rendono necessarie grosse innovazioni, grossi cambiamenti nella fabbricazione del vermut, determinati specialmente da esigenze tecniche, economiche di una lavorazione massiccia. Il prodotto, oltretutto, è soggetto ormai a rischi di lunghi trasporti marini e aerei. Il nostro amico Stefano può dire quanto il vino si rovina passando il mare, ad esempio, e quindi bisogna operare in modo da pastorizzare di più questo prodotto in modo che possa essere conservato dal luogo d'origine fino ai nuovi climi, ai nuovi paesi. Quindi dalle macchine a vapore si passano a quelle elettriche e poi a quelle elettroniche. Fiumi di vermut sono passati ormai nelle cantine dei vari stabilimenti, perfezionandosi nella lavorazione, nei sistemi, nei procedimenti di imbottigliamento, di etichettatura, e anche la distribuzione commerciale. Al muoversi di svinatori, dei bottai, ormai c'è la linea di produzione. Prima si vedevano le uova che correvano, anche le bottiglie possono rompersi, no? Quindi migliaia di bottiglie sono lavate, riempite, tappate, etichettate, inscatolate e poi trasportate ai magazzini, ai porti, agli aeroporti e via. Grandi pompe alimentano i serbatoi e al loro aspetto l'immagine del garzone che succhia dalla sottile cannuccia per avviare il flusso del liquido, se qualcuno ha imbottigliato della damigiana sa che cosa vuol, proprio cosa vuol dire, no? Altre pompe smistano nelle diverse camere i vini e i vermut nelle diverse fasi di lavorazione e stagionatura. All'inizio la base del prodotto era il moscato astigiano, poi venivano aggiunte erbe, droghe in infusione, vediamo appunto qua alcune di queste droghe, e questo richiedeva lunghi mesi di macerazione prima che i principi attivi si comunicassero al vino. E veniva affidato quasi esclusivamente al tempo il compito di affinare il prodotto nelle caratteristiche organoelettriche e portarlo ad un grado di limpidezza che spesso aveva poca perfezione, no? Era spesso molto spesso,
proprio il liquido. Quindi bisogna studiare nuovi procedimenti più economici, sfruttando le conquiste della scienza enologica e i continui progressi delle applicazioni meccaniche. Si arriva ben presto alla preparazione degli estratti mediante infusioni a caldo entro fusti ad agitazione, al vino alcolizzato in misura di molto maggiore, dai 30 ai 60 gradi, sottoponendo anche a distillazione gli infusi di alcune erbe e droghe per ottenere accresciuta delicatezza e rendimento di aromi. Poi segue la preventiva alcolizzazione e dolcificazione del vino con aggiunta di alcol etilico e di zucchero fino a portare il titolo zuccherino anche al 15%. Gli estratti vengono poi immessi nel vino nella proporzione del 4-6% e il prodotto ottenuto ha i caratteri tipici del vermut di Torino. Parlavamo del vino che era iniziato come moscato astigiano, però questo vino viene prodotto in misura limitata. Il vitigno da cui deriva l'uva moscato ha una diffusione circoscritta, Canelli, Acquiterme, Strevi, Calosso, Castiglione, Tinelle e poco più, e non è possibile servirsene oltre un quantitativo disponibile e molto di questo viene assorbito dall'asti spumante. Parallelamente all'aumento della produzione del vermouth, quindi il problema di trovare un degno sostituto al moscato. E si scopre così come sostituti è possibile utilizzare molti ottimi vini italiani, però il moscato dava una qualità migliore. Allora, il chimico in camice bianco ha quindi soppiantato l'assaggiatore dal naso rosso, dal palato fine, anche se il vecchio buon assaggiatore non ne esce affatto sconfitto. Esiste un ordine degli assaggiatori che ha tra le proprie file dei maghi della degustazione, capaci con poche gocce di distinguere i vari prodotti, di elencare scrupolosamente cosa c'è di troppo o cosa difetta nella composizione. Citando solo le principali erbe e droghe, troviamo l'assenzio comune e quello pontico, il camedrio, un sempreverde perenne dai fiori profumati, il cardo santo, che è un'infiorescenza che viene essiccata con un sapore amaro e contiene un principio attivo che favorisce la secrezione del succo gastrico. Ecco quindi perché l'aperitivo per eccellenza. La centaurea, la coca boliviana, il timo, l'issopo, che ha un sapore di una menta molto amara, la maggiorana, il dittamo cretico, che è una specie di origano, la salvia sclarea, detta anche erba moscatella, quindi molto più conosciuta sotto questo nome, la camomilla, la vaniglia, l'angelica, il giaggiolo, il garofano, l'anice comune stellata, lo zafferano, il coriandolo, la genziana, il legno quassio, che è una corteccia da sapore amaro persistente, cortecce di cannella e cortecce di china. Quindi vedete come si può cambiare il gusto di un vermouth variando anche di poco le erbe che vengono immesse. Torniamo un attimo alla nostra storia, è molto veloce la mia chiacchierata. Negli ultimi anni c'è stata un'importante campagna pubblicitaria, promozionale, che ha reso di moda le bollicine come aperitivo a scapito del vermouth. Penso che tutti ci ricordiamo questo signore che bussava alla porta e gli dicevano no martini, no party, ecco, no? Per fortuna c'è ancora qualcuno, come la scrittrice di gialli Margherita Oggero, che è torinese, che lo fa bere spesso ai suoi protagonisti, la professoressa Camilla Baudino,
e il commissario Gaetano Berardi per accompagnare i loro incontri, oppure come c'è scritto in un libro, Un colpo all'altezza del cuore, per migliorare l'umore. Quindi, concludendo questa breve storia, non mi resta che dire a tutti cin cin e offrirvi un goccio di vermut. Thank you.